Gianfrancesco, tu sei uno di quelli che hanno fatto addirittura due delle tappe del Tour del Mondo del Gelato 2019. Molto molto contenti tutti i clienti che l'hanno fatta, perché è un modo per capire come va degustato un gelato, cosa c'è in un gelato, come viene fatto, eccetera. Difficilmente uno ha la possibilità di parlare a lungo di queste cose con un cliente, soprattutto durante il lavoro. Questa è stata un'occasione per spiegargli le cose e soprattutto spiegargli come imparare a degustare un gelato artigianale. E la differenza che c'è tra un gelato artigianale e un gelato che artigianale non vuole. Contentissimo perché è piaciuto moltissimo a tutti. Abbiamo dovuto fare due sessioni, ma le due sessioni sono state dovute al fatto che avevamo più prenotati per i posti di esposizione. La cosa bella è stata che dopo aver fatto due sessioni, un sacco di gente è venuta e ha detto: oh, ma se tutto l'ho rifatto, ma quando è che lo rifate? Quindi diciamo che è stato assolutamente positivo. Delle cose che sono state affrontate, diciamo, durante la formazione personale, in realtà sono cose che noi già utilizziamo. Però il sentirle dire in maniera organica, organizzata, e far capire che non è, diciamo, una mia idea più o meno condivisibile, ma è un metodo, è un modo di approcciarsi al cliente, sicuramente è stato positivo, molto positivo.